Ciao ragazzi, sono Alessandro di Startup Bike e oggi andiamo a parlare insieme dello smagliacatena. Quando arriva il momento di sostituire la catena della vostra bici, potete scegliere di rivolgervi alla vostra officina di fiducia o potete cimentarvi nel cambio della catena. Per capire se sia arrivato il momento di sostituirla, vi consiglio di andare a guardare il video dedicato, in cui vi faccio vedere come utilizzare questo attrezzo per capire se sia arrivato il momento di sostituire la catena. In fase di sostituzione avrete necessariamente bisogno di uno smagliacatena. Questo perché le catene nuove arrivano più lunghe e dovrete quindi andare a togliere alcune maglie per adattarli alla dimensione della vostra bicicletta. Sul mercato esistono diverse versioni dello smagliacatena, tra cui quelle estremamente economiche. Per la mia esperienza personale vi sconsiglio vivamente di acquistare degli attrezzi così scadenti. Non funzionano bene e andranno a rovinarsi dopo il primo utilizzo. Vi consiglio piuttosto di investire qualche euro in più per un attrezzo semiprofessionale. Vi lascio poi in descrizione il link dell'articolo. Lo trovate con un prezzo di circa 15 euro. Andiamo a vedere come si utilizza. Come potete vedere, lo smagliacatena ha una parte che avanza e arretra tramite il movimento di questo perno. In questo caso, dovendo sfilare una maglia, dovremmo spingere il perno della catena verso l'esterno. Andiamo quindi a riavvolgere il perno per fare spazio alla catena. Grazie a questo pulsante, questo smagliacatena ha una funzione che vi consente di tenere la catena ferma in sede. Durante la fase di inserimento premete il tasto e rilasciatelo per posizionare la catena e tenerla ferma in posizione. Prima di procedere con l'avvitamento, assicuratevi che la punta del perno sia perfettamente allineata con i perni della catena. Avvitate e cominciate a spingere il perno verso l'esterno. Prestate attenzione perché non dovete far uscire completamente il perno, soprattutto se dopo dovete riammagliare la catena. Se fate uscire il perno, non sarà più possibile utilizzare quel segmento che avete rimosso. Quindi, se smagliate a colpo sicuro, potete anche farlo uscire. Diversamente dovete smagliare con attenzione e controllare che il rullino non esca dalla fine. Per far questo dovrete interrompere il movimento e controllare se la catena è libera. Diversamente tornerete ad avvitare con dei lievi movimenti. In questo caso, ad esempio, controllo se la catena è libera o se necessita di un'altra spinta. In questo caso la catena non è ancora libera, il perno necessita di un'ulteriore spinta. Andrò quindi a riutilizzare lo smagliacatena. Come potete vedere, ora la catena è libera e il perno è rimasto in sede. Questa operazione è fondamentale perché se ad esempio vi accorgete di aver esagerato smagliando e volete ricongiungere una maglia, in questo modo sarà possibile. Infatti, una volta riconnessa potrete spingerla spingendo il perno a ritroso nella sua posizione. In questo caso ovviamente la catena va posizionata al contrario, con il perno rivolto verso la parte interna. Accertatevi che la maglia sia perfettamente allineata. Dopodiché lentamente procedete all'avvitatura. Quando avvitate il perno in posizione, dovete cercare di inserirlo in egual modo da entrambi i lati. Se vi accorgete che da un lato sporge di più, potete utilizzare la smagliacatena per spingerlo leggermente all'interno, come in questo caso dove sporge troppo da un lato. In questo caso ho pareggiato il perno,
che ora risulta allineato da entrambi i lati. Una volta che avrete riammagliato la catena, noterete che la maglia nel punto dell'inserimento non risulta più flessibile, ma rigida. Se tenete la maglia in questo modo, andrà sicuramente a creare dei problemi con la trasmissione. Dobbiamo quindi farla tornare fluida. Per eseguire questa operazione, senza timori, dovete afferrare la catena e dovrete muoverla in maniera controllata facendo trazione verso l'esterno e verso l'interno. Ripetete l'operazione finché la maglia non riprende la sua mobilità. Come potete vedere, in questo caso la maglia è tornata fluida e libera. In questo caso la catena può essere utilizzata. Se il video vi è stato utile, lasciatemi un like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!